Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda Pink Panda. Sono sicura che mi state chiedendo: è vestita nello stesso modo di tutti gli altri video? Ebbene sì, io quel minuto che ho nel fare video e che la mia testa dice di fare video, li faccio. Quindi pace e amen. Mettetevi il cuore in pace, non fate queste domande nei commenti, perché chi se ne... Come una citazione. Allora, questo video è in ritardo perché non mi andava di fare il video, ve lo dico parlando sinceramente, perché quando una persona non sta bene psicologicamente, emotivamente, tutto, non fa video, cioè mettiamoci il cuore in pace, che è così. Quindi questi acquisti li avevo fatti un po' di tempo fa, se vi dico quando è stato fatto questo acquisto, voi mi ammazzate. Questo acquisto è stato fatto il 2 febbraio. Comunque, infatti c'è la Mystery Bag di San Valentino. Mystery Bag, Love is in the Here, Pink Panda. Questa è la Mystery Bag che poi apriremo. E poi c'era tutta questa carta, tutta questa plastica, poi ancora plastica, poi ancora plastica, per arrivare ancora plastica, per arrivare ad alcuni prodotti. Li metterò qui e ve li faccio vedere. Allora, ovviamente Stefania Passioni pennelli, ho visto che sono usciti dei pennelli per quanto riguarda Essence, perché l'unplanned di questo video è Essence e poi ho preso tre cose di NYX. Allora, per quanto riguarda Essence, c'erano i pennelli, questi qua, che erano uguali a quello che ho preso io, la palettina che ho preso io di Essence quando fu delle principesse. Avevo preso sia il lip balm che la palettina, ma non avevo visto, cosa strana e rara, che c'erano anche i pennelli. Sapete tutti che io adoro i pennelli di Essence e non potevo non prenderli. Questi sono con la ghiera in tipo glitterata e dorata, sono stupendi. Vedete, poi c'è un degradé, nel senso nel dorato va a scendere nel bianco e ovviamente viceversa, con la ghiera dorata e il pennello bianco. Cioè non è stato utilizzato e c'è polvere. Meno male. Comunque, questo glitter ovviamente sono tutti qua, poi vanno a scemare ed è molto molto bello come pennello, veramente molto molto bello. Io con i pennelli di Essence mi trovo benissimo e quindi li acquisterò sempre e comunque. Questo è bianco, molto bello, è identico ovviamente, però bianco, c'era un pelo in più. E questo veniva, vediamo se riesco a vedere dov'è. Per i prezzi ve li metterò giù nell'info box, in base a come li vedete vi dirò i prezzi, perché a guardarli così mi fanno male già gli occhi, quindi non c'è bisogno. Poi ho preso un non mi ricordo se era chisto o chistucca, credo questo. Poi ho preso un altro set. Ho preso un altro set di pennelli, che è questo. Allora, mi piace tantissimo questo set di pennelli perché ha varie, diciamo, forme. Abbiamo questo pennello per quanto riguarda la cipria, questo per il blush, poi abbiamo un pennello da sfumatura grande e un pennello, d'applicazione. Poi abbiamo un pennello a penna piccolino. E poi per finire questo, che sembra una cavolata, ma io lo utilizzo in vari metodi, cioè in varie cose, per quanto riguarda di più le sopracciglia. Se metto il fondotinta cerco di togliere la polvere in più, o la cipria cerco di togliere il residuo che trovo nelle sopracciglia, eppure quando metto un mascara e questo mascara è troppo pieno e mi dà quell'effetto ragno, io passo lo scovolino pulito ovviamente nelle ciglia e si pulisce e le ciglia si aprono molto di più. Io ne ho tantissimi, infatti prima li buttavo, invece adesso ce l'ho conservati perché certe volte mi servono. Oppure quando faccio le sopracciglia li pettino e quindi utilizzo questo. Mi trovo molto bene, poi la confezione è molto carina anche per fare un regalo, molto molto bella questa cosa. Poi ho preso un set dove ci sono varie cosucce.
tra cui questo che è un Cloud Touch Bod Luminizer, che è questo qui, ovviamente stiamo parlando dei prodotti di Essence. Questo è il prodotto, questo qua, ed è un illuminante corpo, si apre così, ed è questo. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo bene e a vedersi. Questo è l'illuminante e vi faccio vedere com'è. Non so se si vede, sì, è un illuminante sul dorato ed è molto molto bello. Questo in estate lo potete mettere tipo se voi state scollate, tipo nei punti più strategici del vostro corpo ed è molto molto carino. Una cosa corpo mi piace, questa mi piace tanto. Poi ho preso questo qui che è una mousse primer, un primer in mousse. Io parlo al contrario oggi. Si vede che non faccio video da tanto, quindi automaticamente parlo al contrario. Ed è questa. Il pack è così, e la mousse, cioè il primer è questo, ed è bianchissimo, ovviamente. Ed è questo. Lo proviamo. Già si sente, si sente che è leggero, ma molto molto bello, questo lo proveremo. Sicuramente farò un video per quanto riguarda tutti i prodotti di Essence perché voglio vedere e utilizzarli tutti insieme. Il pack mi piace tantissimo, questo Rose Baby è molto molto bello, mi piace. Poi ho preso un illuminante, ovviamente Essence per i suoi illuminanti è eccezionale. Questo è il pack e questo è l'illuminante. Credo che sia uguale all'illuminante corpo. Adesso lo swatchiamo in caso lo mettiamo vicino. Questo è il colore. Vabbè, si vede poco però. Sì. È molto più. Vediamo se siete qua. Ed è qua. È molto più rosa. Quello è più dorato. Questo è molto più rosa. Non so se si vede. Comunque carino anche questo. Io con i prodotti di Essence mi trovo sempre bene. E poi per finire ho preso l'idratante viso, che è lo spray idratante. Sì, shakera e poi eroghiamo, vediamo com'è lo spruzzino. Non sento proprio. Sì. Ma allora. È lo stesso profumo dei burri cacao che mia mamma mi comprava. Mamma mia, mi ricorda questo, oddio, che emozione! Bello! E questo è Milk Hydration Milk Face Mist. Ed è questo. Carine le confezioni con le nuvolette e tutto. Molto bello. E poi per finire c'era un set di pennelli. Potevo prendere quelle cose e non prendere i pennelli, cioè, ragazzi, dai, dai, non scherziamo, non diciamo fesserie. Il set di pennelli è così, vedete anche qui ha il logo proprio della linea che è uscita. E poi ho visto che sono uscite altre cose, la mano poi andava da sola, ma non lo so. Adesso l'apriamo e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Volevo trattenermi nel fare il video, ma poi io ho detto vabbè, dai, facciamolo. Togliamoci questa cosa. Ecco, questi sono i pennelli. Sono, devo dire, uguali a quelli. La cosa più particolare di questi pennelli sono l'effetto marmorizzato, non so se si vede, però che dà sul rosa. Si vedono in giro tutto l'effetto marmorizzato bianco, ma questo sul rosa è molto molto bello. I pennelli sono di una morbidezza assoluta, e quello non c'è dubbio, e l'effetto marmorizzato qui che è una cosa stupenda, veramente molto molto bella, mi piace. Questo non è soft touch, ma è proprio, si sente che è plastica, vabbè, molto molto belle. E la ghiera è rose gold,
Molto bello, vabbè, c'è qualche pelo, se ne doveva andare. E qui abbiamo sempre 6 pennelli, sono molto belli. Anche qui abbiamo il pennello così, no, no, belli, dai, mi piacciono. Abbiamo un pennello per la cipria, uno per il blush, uno per la terra, quello per le sopracciglia, un pennello penna e un pennello per sfumare. Bello, mi piace tantissimo. Belli i pennelli di Essence. Io non so se avete dei preferiti, ma i pennelli miei preferiti sono quelli di Essence, sia per quanto riguarda qualità prezzo. Poi ho preso due cose per quanto riguarda NYX, e ho preso una NYX Lingerie XXL e ho preso un Shine Load sempre di NYX. Per quanto riguarda quella XXL, ho preso il Warm Up, ve lo scriverò qui. Ho preso questo colore, non è da me, ma mi piaceva e quindi l'ho voluto prendere. Sto prendendo dei colori molto strani per le labbra e li vedrete nei prossimi video. Questo è il colore ed è un Marsala. Sì, dovrebbe essere un Marsala. E sulle labbra parlano tutti benissimo perché dicono che è fantastico sulle labbra e quindi lo volevo provare. Il colore mi intrigava e quindi preso. Poi, invece di questi qua che hanno il colore e poi hanno il gloss, ho preso due colorazioni che sono una dovrebbe essere la 7 e una la 8. Questa è la 8, la 08. Poi, come sempre, vi scriverò tutto giù nell'info box. Ovviamente non potevo non prendere questa tipologia di colore, bellissimo, lo sapevo che mi piaceva. Bellissimo. Ed è questo. Bello, io adoro questo colore, cioè, stupendo. E poi ha la parte lucida, che è questa qui, che poi si deve applicare quando il rossetto tra virgolette asciugato, e poi si applica questo per trattenerlo di più. Di norma non dovrebbe trasferirsi nella mascherina. E poi ho preso questo che è lo 07, ed è strano vedermi questo tipo di colore, ma Liquorice Beauty fa vedere tutti gli swatch per quanto riguarda questi colori tramite matite più scure, quindi mi serve una matita abbastanza scura per indossare questo tipo di rossetto, ed è questo. Io lo volevo assolutamente, anche se credo che sia simile a quello di Melted. Adesso lo guardiamo. Questo qui mi piace tantissimo. Vediamo se è uguale. Questo forse è più arancione. Sì, questo è più zucca. Quello di Melted è più zucca, vedete? Questo, e questo invece è più marroncino. Mi piaceva questo colore. Ho visto diversi video con make-up un po' più particolari, perché volevo sempre sbizzarrirmi per quanto riguarda le labbra, perché i miei colori sono questi, ma spesso mi capita che in base anche al make-up che faccio, perché sto utilizzando anche colori caldi, perché io sono un colore neutro, quindi mi stanno sia colori caldi che colori freddi sugli occhi, e volevo utilizzare proprio questa tipologia di questo e questo qua, tipologia di rossetto sulle labbra, perché in base al make-up è ovvio che dovete mettere un rossetto più particolare. Non potete fare un trucco sul rosa e mettere un marroncino o viceversa, perché per me stona, per me, per quanto mi riguarda. Poi andiamo a vedere cosa c'è nella mystery bag. Io non ho visto nessun video per quanto riguarda Pink Panda, quindi non so cosa ci sia, ma la maggior parte delle cose non le sto tenendo quando apro questi pacchi a sorpresa, ma li sto regalando. Ovviamente poi vedrò se regalarli a qualcuno che conosco, oppure fare qualche cosa, qualche regalo, diciamo così, a qualcuno che mi segue su Instagram o qui su YouTube. Andiamo a vedere cosa c'è. E abbiamo un ombretto di Miami, una cosa del genere, ed è un rose gold.
Questo ce l'ho in per quanto riguarda un altro brand della Ian, se non mi sbaglio, ed è questo, sono molto molto carini come ombretti. Poi andiamo a vedere cosa c'è. Oddio, una matita. Mi servirebbe una matita, ma è questo colore. Dici davvero? Ma davvero fai? Se è questo colore no. Mi piacerebbe tenere qualcosa, però se è questo colore, no. Mamma mia, no, 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 assolutamente no, 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 no. È un rosso. No, 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 assolutamente no. No, è un colore bruttissimo, cioè bruttissimo per me, perché non mi piace. La marca è NAM, Kissing Me Softly. Kissing Me Softly. In his own time, hold on. When his voice came missing. Poi andiamo a vedere cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. No, vabbè. Questo già lo posseggo e l'avevo anche regalato. Mi ricordo se è stata Masha, l'ho regalata a Masha. Questo che è un pulisci pennelli. Lo regalerò assolutamente a Corricino. Molto carino, ma un po' scarsa sta. Cosa ho preso? Cos'è? È arancione. Ed è un lip gloss arancione. Lo dovete abbinare alla matita, all'ombretto. Cioè, allora, se per San Valentino mettevate tutto un bel rosso fuoco, tutto rosso, rosa, ma non questo. Che cosa abbiamo qua? Ma perché tutta questa velina? Wow, abbiamo anche il rossetto. Ok, apriamo e vediamo. Perché già mi sono arrivate le palpitazioni. Allora, ci può stare, che piacciono questi colori e tutto, va bene, vabbè, il pack è così semplicissimo, senza, c'è il numero 1, c'è qua sotto e basta. No, grazie, ma Maria io esco. È arancione, cioè non è rosso, è arancione, cioè no, anche no. Vedete? Questa box sarà regalata. E chi la vuole? Mamma mia. Ah, c'è un altro prodotto. No, non c'è niente più. Box orribile. C'è scritto fragile, quindi. Vediamo che cos'è. Un prodotto di Essence. Forse avranno capito che mi piace Essence. Ed è un matte bronze. Apriamo e vediamo. È questo qui. Ok, questo lo potrei anche tenere. Carino. Ed è questo. Non lo tocco perché prima voglio vedere se devo fare il decluttering con delle cose che posseggo. Comunque è carino. No, non fa profumo, non fa niente. 99% naturale, ingredienti naturali. Ed è un matte glove bronzy. Comunque carino. Ed è la colorazione 10 Cocoa Cool. Ed è questo. Comunque questa è la cosa più carina di questa box. Per tutto il resto non mi è piaciuta, assolutamente non mi è piaciuta nella maniera più assoluta. Cioè, ma cosa? Cioè, posso capire l'ombretto, ma queste tre cose perché? Perché dico io? Ma comunque una delusione totale. Niente, per quanto riguarda questo video, anzi, scrivetemi se qualcuno la vuole. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Spero vestita diversa, ma ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.